Un'operazione in mare simile a quella del 13 marzo scorso davanti alle coste di Fano, ma con condizioni meteo-marine decisamente più favorevoli, ha chiuso il capitolo della bomba d'aereo ripescata in mare dal motopeschereccio Jamaica davanti alle coste di Marotta in una normale battuta di pesca e subito rigettato in mare dai marinai. Alle 10.10 una colonna d'acqua alta 20 metri ha annunciato che i sommozzatori dello SDAI della Marina Militare di Ancona avevano fatto ciò che dovevano fare. Partiti in 6 dal porto di Senigallia alle 8 di mattina con i loro mezzi come fecero a Fano, in pochi minuti si sono portati sulla verticale dell'Ordigno a 5 miglia marine dalla costa che giaceva ad una profondità di 20 metri, in condizioni di scarsa visibilità che però non hanno fermato i palombari della Marina che hanno sollevato in sospensione la bomba di 6 metri e dopo la carica di rispetto per allontanare i pesci il più possibile hanno fatto brillare la carica di esplosivo che ha fatto detonare l'ordigno di tipo convenzionale, ma di nazionalità questa volta americana. Lungo 1,20 m e con un diametro di 75 cm. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Fano aveva interdetto ogni attività per un raggio di 500 metri dal luogo dove era stata fatta riaffondare la bomba. Il comandante della Capitaneria di Porto Provinciale Silvestro Girgenti ha tenuto a sottolineare che il buon esito dell'operazione è stato il frutto di un grande lavoro di squadra, lodando in primis gli uomini del nucleo SDAI, sminamento difesa antimezzi insidiosi, per la loro precisione e professionalità ed anche per il lavoro preventivo effettuato dall'ufficio circondariale di Fano che tramite un'ordinanza ed il monitoraggio dell'area hanno garantito così le condizioni minime di sicurezza. Infine, ha continuato il comandante Girgenti, arriva anche l'esortazione ai cittadini e agli operatori del mare a segnalare tempestivamente al numero della Guardia Costiera 1530 ogni situazione, anomalia o ritrovamento di oggetti, evitando assolutamente il fai da te.